siamo con il vincitore della parata più bella GKM, Marco Silvestri. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, ciao, piacere. Bene ragazzi, questa è una sorpresa per tutti voi, per chi segue la pagina Corchi per Mania, ci siamo impegnati tanto, avete votato in tantissimi durante tutto l'anno e quindi grazie a Marco siamo venuti a trovarlo per portargli i nostri ringraziamenti e più che altro poi dopo vedremo il premio per chi ha vinto appunto il nostro contest. Intanto Marco, come stai? Bene, grazie, sono operato qualche settimana fa di anno inguinale, ma inizio a stare meglio e mi prenderò il ritiro senza problemi, quindi sono contento, mi godo un po' di vacanze e poi si riparte alla grande. Riparte, quando ripartite? A luglio? A luglio. Sì. In teoria al 2, ancora non so il programma preciso, ma intorno al 2 dovremmo riprendere le varie visite e poi il ritiro. Senti Marco, te fai il portiere da sempre praticamente, no? Diamo anche ai nostri follower, diciamo, raccontiamo un po' minimo la tua storia. Te non, però non nasci portiere, o nasci portiere? No, io nasco portiere perché qui, questo è il mio paese, si chiama Sologno, piccolino, e qui sotto casa mia c'è il campo da calcio. E io ero più piccolo perché il gruppetto era di mio fratello, i miei cugini e qualche amico che erano tutti 5-6 anni più grandi di me. Giocavano e a me mi hanno messo in porta fin da subito perché nessuno faceva portiere, c'era bisogno di un portiere. Io, essendo più piccolo, mi hanno buttato in porta. Mi piaceva perché poi ero veramente matto, per portiere deve essere un po' matto a livello mentale quando è in porta. E mi piaceva, dopo ho iniziato 5 anni ad andare alla scuola calcio qui di Castelnuovo dei Monti. E però giocavo fuori, tutti gli allenamenti giocavo fuori perché mi divertivo di più. Okay. E poi però le partite giocavo in porta. E, ho fatto fino a 11 anni lì e poi dopo sono stato preso dal Modena che in quel periodo era in Serie A e ho iniziato la mia avventura al Modena che è stata abbastanza dura perché è lontano, da qui sono più di 70 km e mi portava mia madre tutti i giorni quasi a Modena e sono stato lì fino ai 18 anni dove ho esordito in Coppa col Modena, Coppa Italia, poi sono andato a Chievo e Chievo ho fatto primavera e terzo in prima squadra che non era come adesso, quindi il terzo non andava in panchina perché c'erano ancora le panchine corte e niente, poi dopo da lì sono andato alla Reggiana in C, ho giocato un anno in C alla Reggiana, poi sono andato a Padova. Ho giocato, sono stato titolare tutta la seconda parte della stagione a Padova. Poi sono tornato al Chievo, che ho fatto il secondo a Pugioni i primi 6 mesi. Sono andato a Cagliari a gennaio, ho fatto l'esordio in Serie A. Ho fatto 2 presenze in Serie A a Cagliari e poi Leeds, 3 anni a Leeds in Inghilterra. Ho fatto un centinaio di presenze, è stata una bella esperienza. Infatti poi dopo c'ho qualche domandina. Poi Hellas, dove ho fatto il primo anno da secondo a Nicolas che siamo retrocessi, poi abbiamo vinto il campionato di multi playoff di Serie B, 2 anni di Serie A e quest'anno all'Udinese. Questo è il riassunto della mia... Il futuro, vabbè, vediamo. Futuro vediamo. Ancora un po'... Adesso sono lì, vediamo se succede qualcosa, se no... sta bene Udine. Bene, son convinto, comunque si vede che comunque Udine è una piazza dove si sta bene e si può lavorare bene comunque, sì. Assolutamente. Senti, ritagliando lo spazio del campionato inglese, no? Sì. Ci sono molte differenze, cioè hai trovato, perché te hai giocato i primi 2 anni, no? Sì. Titolare. Sì. Anche delle buone stagioni hai, sì, fatto, no? Sì. E poi il terzo anno invece non, sì, hai più giocato. Esatto, solo la Coppa ho giocato. Sì. È successo qualcosa con col mister? Te hai trovato difficoltà? No, è successo che i primi 2 anni ho fatto bene, ho fatto 2 stagioni fatte bene. Sono stato anche il primo anno il mio portiere della Championship, campionato molto difficile, Championship, dove c'è tanta qualità. 24 squadre. 24 squadre, 2 coppe anche.
c'è tanta qualità e tanta intensità, si gioca di continuo, non ci si allena praticamente mai. E ho fatto bene, tanto che l'estate del terzo anno sono stato contattato da un agente inglese, un'agenzia importante che è l'agenzia di Frank Primboli, molto importante. E siccome il mio procuratore in Inghilterra non aveva forza, perché era un mercato che non conosceva, io avevo deciso di parlare con questa agenzia. Il problema fu che Cellino venne a sapere di questa chiacchierata, che fu solo una chiacchierata. Io non ho chiesto a nessuno di trovarmi squadra, non ho chiesto a nessuno di andare via. E mentre eravamo in ritiro mi chiamano e mi hanno detto di tornare a Leeds. Mi hanno messo per la primavera, un mese. E ho preso un portiere, Rob Green, che lo conoscerai, ex portiere nazionale. Parliamo di un portiere di 700-800 presenze. Sì. Portiere di grandissima esperienza, che poi hanno messo come titolare. Dopo io ho chiarito la questione con Cellino, quando ormai era tardi e la squadra andava bene, il portiere faceva fatto una buona stagione, quindi io sono stato secondo, ho giocato solo in Coppa, che però è stato comunque, sono tolto soddisfazione anche in Coppa, perché andammo a giocare ai quarti di finale con Liverpool. Infatti. E sono stato eletto anche il mio portiere della Coppa, nella Coppa 11, quindi alla fine è stata una stagione che poteva sicuramente andare meglio, ma è stata positiva. È stata comunque positiva, perché quando ho giocato ho dimostrato di ho fatto sempre bene, quindi quello va bene. Lo dimostra anche, cioè, comunque la carriera che poi si è effettivamente evoluta. Sì, dopo sì, è stato l'anno dopo un pochino peggio, perché quell'anno lì c'era stata quell'incomprensione ed era stato preso a Leeds un portiere d'esperienza, bravo, che anche in spogliatoio aveva un peso importante, e l'anno dopo a Verona, e la squadra soprattutto a Leeds ha fatto un'ottima stagione, siamo usciti dai playoff l'ultima partita, quindi era stata una stagione che alla fine non è stata positiva, ma siamo sempre stati in alto di classifica, quindi la squadra andava bene. L'anno dopo invece a Verona no, lì è stato personalmente peggio per me, perché la squadra andava male, siamo stati penultimi tutto il campionato, e l'ultimo c'era solamente quel Benevento che fece il primo punto a gennaio col gol di Brignoli. Un gol di Brignoli, quindi comunque è stata una stagione molto complicata per l'Hellas. E lì diciamo mi aspettavo che potesse mettermi dentro, buttarmi dentro, darmi la chance anche a me. Che però non è mai successo, quella è stata una stagione un po' più complicata. Dopo però l'Hellas mi ha dato fiducia in B e dopo da lì ho ripreso quota. Te hai anche altre passioni, no? Sì, io sono un gamer. Infatti. Sì. Ti volevo chiedere, ma giochi a Football Manager? Football Manager ho smesso. No! Ho smesso perché è diventato veramente tanto complicato. È una malattia. Sì, io a livello di tempi non ho tanto tempo, ho due figli. Certo. E quando gioco voglio accendere, capito? Partire, giocare e poi spegnere. Quindi Football Manager, invece di star lì, tattica, giocatori, statistiche, è bellissimo, Però è diventato così, un gioco secondo me così fatto bene, che è veramente difficile da starci dietro. Sì. Va, tranquilla. Sì. Ma due li mangio, dai. Pochi però. Tortelli oggi, facciamo mangiare i tortelli. Mamma mia. Buoni. Io so già il pensiero a ritornare a casa. Dopo fare la strada migliore. Sì, faccio la tua strada. E quindi FIFA? FIFA pure poco. E quindi? Io gioco al computer e sono un po' atipico. A me piace giocare tanti giochi diversi, mi piace spulciarli, capire come funzionano. Perché proprio ho questa passione e in futuro mi piacerebbe anche fare qualcosa nell'ambito dei videogiochi. Sì. Tipo? Ma io ho un'idea e a me piacerebbe crearne uno, però so che è molto complicato,
è un sogno che ho, che ci proverò sicuramente quando smetto. E te frequenti anche Twitch? Cioè fai anche delle live? Sì, non molto, perché comunque io sono un po' particolare, nel senso che non mi piace che magari la gente... Non voglio dare l'idea che magari mi interessano più altre cose rispetto al calcio, quando okay. invece in realtà sono fissato proprio sulla mia professione, quindi certo. Non vorrei che la gente possa pensare o possa dire questo invece di pensare a giocare, pensa a videogame. Gioco con gli amici, ma ho fatto qualche stream, mi piacerebbe, però sempre in momenti dove posso farli. Certo. Te hai toccato anche la nazionale. Sì. Cosa si prova? Quello è stato un bel momento. È stato bello perché sono arrivato veramente con tanti anni di sacrificio e ci sono arrivato proprio grazie al campo. Nel senso che io non ho nessun tipo di conoscenze, non ho nessun tipo di precedente in certi ambienti, non sono arrivato da grandi squadre, non sono stato spinto mai da nessuno, quindi è stata la dimostrazione che il campo è giudice e parla di quello che succede nel campo. È stato per me un motivo di grande orgoglio essere convocato in nazionale. Poi non sono più stato chiamato, ma lavoro ogni giorno per quello. Quello è e rimane il mio obiettivo primario, perché noi italiani, per noi italiani la nazionale è il top proprio. Quanto, facendo sempre riferimento a tanti ragazzi che comunque a volte mi scrivono, no? E mi seguono anche i genitori, quanto hanno influito nel tuo, usiamo questa parola che va tanto di moda, percorso, no? La famiglia, cioè ti è stata tanto dietro, ti ha lasciato fare, ti ha spinto, hai avuto dei momenti magari dove volevi mollare, oppure sei sempre stato straconcentrato sull'obiettivo e sei sempre andato avanti? La famiglia per me è stata fondamentale, venendo da un paesino di montagna a Modena, come dicevo prima, è un più di un'ora di strada. I primi anni andavo 3 volte a settimana più la partita, ma dopo andavo tutti i giorni, quindi mia madre mi guardava tutti i giorni a Modena e la domenica invece mio padre, sabato domenica mio padre. Per me è grazie a loro che sono diventato comunque giocatore, perché non era semplice, è stata una spesa grossa per la famiglia. Io ho altri 2 fratelli che si sono ritrovati da soli a casa tutti i pomeriggi, sono più grandi per fortuna, ma tutti i pomeriggi erano a casa senza mia madre che mi doveva portare a Modena. Quindi è stata molto dura, è stato un sacrificio per tutti quanti, e io personalmente sono sempre stato molto, molto determinato a portare a termine, nel senso a non avere rimpianti, no? A dare sempre il massimo, essere sempre serio in quello che facevo. Infatti una cosa che a me rimane impressa adesso, che lo vedo anche magari con i ragazzi più giovani, io facevo un'ora e mezza di strada ed ero sempre il primo ad arrivare al campo, e magari c'erano ragazzi che venivano a piedi, facevano 100 metri a piedi e arrivavano in ritardo rispetto all'orario di allenamento, quindi questo era segno di quanto noi fossimo seri, noi, nel senso io e la mia famiglia, fossimo seri in quello che facevo. Poi nessuno sapeva che sarei diventato portiere di Serie A, ma nessuno voleva avere l'impianto di dire, però magari se avessimo fatto, mia madre sicuramente non avrebbe potuto vivere con quel rimpianto nel dire se l'avessi portato a Modena invece che smettere perché era faticoso, magari poteva diventare, invece non è diventato. Quindi anche se le cose non fossero andate come sono andate,
nessuno, cioè saremmo, avremmo avuto tutti il cuore in pace, perché più di così non si poteva fare. E dal punto di vista personale non sono mai stato spinto da loro, non ho mai avuto pressioni da loro, mai. Credo che sia fondamentale questo. No? Questo è fondamentale, questo penso che sia la cosa più importante di tutte, perché i genitori devono... non devono forzare i figli a fare qualcosa, secondo me, soprattutto quando si parla di sport, poi a scuola, sì. Certo, assolutamente. Ma nello sport io penso sia sbagliato forzare i figli o mettere pressione ai figli, perché lo sport è in primis è divertimento, è condivisione, è stare in gruppo, educazione, si impara tutto nello sport, soprattutto nello sport di squadra come il calcio si impara tutto, è tutto un insieme di cose, al di là della qualità poi di un bambino, di un ragazzo, quello è secondo me secondario. In tanti ragazzi parlano del mental coach, è una figura che comunque in altri sport è molto, molto richiesta e molto presente anche. Te come la vedi questa soluzione? Cioè, hai avuto la possibilità di approcciarti a qualche mental coach? Lo utilizzi? Ce l'hai a disposizione dalla squadra? Io personalmente no, mai parlato con un mental coach. Conosco ragazzi che invece lo usano, nel senso lo hanno e sono seguiti dai mental coach, anche a quanto ne so molto bravi. Penso sia una figura importante, sì, perché il calcio, lo sport in generale, ti mette davanti a tante difficoltà e a tante pressioni che ognuno poi gestisce a modo suo, perché non è semplice, non sono semplici da gestire. Io personalmente gestisco in modo mio personale, il mio mental coach probabilmente è lei, nel senso che quando ho bisogno di fare o di... Lei sarebbe una bravissima mental coach, lei, secondo sempre me. La famiglia, che voi non vedete, ma dietro c'è la moglie di Marco. Sarebbe una brava mental coach, secondo me, perché dice le cose giuste, le cose vere, quando vanno dette. Non c'è da sgridarmi, mi sgrida, non c'è da dirmi, secondo me no, oggi non mi sei piaciuto, me lo dice, al di là delle grandi tecniche. Anche un'intenditrice. Sì, ormai mi conosce così bene, che siamo insieme da più di 10 anni, ho visto tutte le mie partite, mi conosce così bene che sa a livello, diciamo, di approccio alla partita, se è approcciata bene oppure male, poi l'errore ovviamente può capitare, però lei queste cose capisce, poi lei... Soffre parecchio lei le partite, durante le partite le vive parecchio male. Però tornando al mental coach, penso che dia una grossa mano a chi magari caratterialmente è un pochino più, non debole, però magari anche un pochino più riservato, oppure è da solo, oppure è più timido, quindi magari non si apre con i compagni o con gli amici. Penso possa dare una grossa mano ad aiutarti a affrontare momenti non semplici, perché poi la carriera è fatta di momenti difficilissimi e di momenti bellissimi. Io, una cosa che ho imparato io è che non devi mai esaltarti troppo nei momenti bellissimi e non devi mai abbatterti nei momenti difficili, perché comunque bisogna avere un certo equilibrio, secondo me. La carriera è importante di chi ha equilibrio, quando fa cose bene, cose male, è sempre uguale. Può succedere qualsiasi cosa, anche nell'arco di una partita, ma io personalmente sono sempre uguale, cioè non è che se sbaglio faccio altri 3 errori in fila, non è che se faccio un miracolo dopo mi esalto e magari prendo sotto gamba certi avversari e certi palloni, capito? Sempre. Quindi l'equilibrio è fondamentale. Io penso di sì. Nella vita, se uno ha equilibrio nella vita, anche quotidiana, ti aiuta poi ad avere equilibrio sempre. Poi penso sia una questione di carattere anche. E di ruolo? Ruolo fondamentale. Io... Perché il nostro ruolo... Il nostro ruolo è così. Il nostro ruolo ti mette davanti... Ogni palla è difficile. Ogni parata è difficile.
ogni uscita difficile, il nostro ruolo molto complicato, che se non hai il carattere di affrontare momenti difficili non giochi più. Quindi io dico sempre che un portiere di qualità può dire che prende sempre 6, poi ti fa la grande partita, prende 7, 6, io non dico 6 da giornale, sì, dico 6 in genere. Sei al fantacalcio. 6, 7, 6, magari una volta va sotto, ma torna poi al 6, capito? Deve essere un potere equilibrato anche nelle prestazioni, sempre, perché se un potere ti fa 8, 4, 5, 6, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Bene, allora diamo a Marco il nostro la nostra targa ricordo. Grazie. Ok, questa qua. Bellissima. Poi fai la foto, no? Certo, poi facciamo la foto, la pubblicheremo, la faremo vedere. Molto bella. Questa Grazie. È la targa che ti abbiamo portato e dedicato in quanto vincitore della parata più bella GKM di questa stagione. Io ringrazio te Riccardo, ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno votato. È stata una bella stagione e questo lo trovo a casa, lo mettiamo in vetrina. Bene. Marco, grazie di tutto. Grazie. E alla prossima. Grazie a te. Grazie. Ciao.